One Podcast. iRobot abbandona Amazon e licenzia 350 dipendenti. Buon martedì 30 gennaio 2024. Sono Mario Morogni e questo è Il Caffettino. Parliamo di innovazione anche oggi e con il mio raffreddore fuori qua dal Molino in provincia di Milano anche tanta nebbia. Parliamo in realtà di lavoro, un argomento importante quello che trattiamo oggi, perché Amazon ha abbandonato il progetto di acquistare iRobot, la conoscete tutti, la società produttrice di Roomba, del robot che abbiamo per casa. E il licenziamento di 350 dipendenti e le dimissioni dell'amministratore delegato. Prima di cominciare ti ricordo che se ti piace questa puntata o ti piacerà la fine del podcast, puoi mettere 5 stelle, per me molto importante, qui su Spotify, attivare la campanellina e chiaramente non perdere nessuna puntata mettendo segui. Cominciamo subito con la notizia. L'accordo di Amazon per l'acquisto di iRobot, il produttore di Roomba, è scaduto perché c'è un termine oltre quale non si può andare, amici. E dopo l'annuncio fatto qualche tempo fa, oggi, proprio nelle scorse ore, la società ha annunciato che è saltato, che non si è più andato avanti verso l'approvazione normativa dell'Unione Europea. Perché è importante? Perché c'è tutta una questione anche di concorrenza all'interno del mercato europeo. E iRobot ha annunciato, oltre che questa notizia, che intenderà licenziare circa 350 dipendenti, ovvero il 31% della sua forza lavoro, come parte di una ristrutturazione. Tra l'altro, è appena uscita la notizia, iRobot ha perso più del 30% sulle proprie azioni ed ora al meno 17% nel momento in cui sto registrando. Insomma, un bello scossone, un bel terremoto. Che cosa c'entra l'Unione Europea e perché Amazon fa fatica ad acquisire nuovi brand? Questa notizia è molto interessante per noi perché ci fa capire che cosa? Che c'è un regolamento nell'Unione Europea, che c'è una commissione che cerca di capire quali sono le problematiche legate a queste acquisizioni. Soprattutto negli ultimi tempi si stanno frenando tante di queste acquisizioni per evitare che ci sia una limitazione di concorrenza, che si alzi il prezzo, che ci sia qualità inferiore e minore innovazione per i consumatori. Amazon chiaramente ha tantissimi brand e tante acquisizioni le ha fatte anche in passato, no? Come per esempio Ring e altre iniziative. Ma questo fallimento porterà una penale ad Amazon di 94 milioni di dollari, ma il produttore Roomba dovrà utilizzare la maggior parte di questa cifra dei 94 milioni per ripagare un prestito di 200 milioni di dollari dell'anno scorso, riportata questa notizia al Financial Times. Tantissime le acquisizioni saltate ultimamente, lo riporta anche The Verge, Adobe su Figma, oppure Nvidia su ARM, Meta stessa con GIF, insomma tante iniziative di join, di acquisizioni saltate per questi regolamenti, ma secondo me è un bene. Da una parte la regolamentazione sulle AI, sulle acquisizioni, il nuovo ruolo finalmente nell'Unione Europea, e dall'altra anche che probabilmente è passato un po' il periodo per le tech per fare salti da una parte all'altra. Ha quasi la sensazione forse che in questo periodo rimarranno alcune aziende, si ritroveranno probabilmente a dover fare dei conti veramente veri, concreti, e che non ci sia solo l'aspetto finanziario, ma anche economico, anche di lavoro. Staremo a vedere se Amazon non acquisirà i dipendenti, i collaboratori, creando una propria azienda, diciamo così, iRobot Amazon all'interno. E voi cosa ne pensate? Questo è Il Caffettino e io sono Mario Moroni. Ti ringrazio per aver ascoltato fino a qua. Per me non è assolutamente scontato, sono felice che segui con me, perché tutti i giorni, 7 su 7, 365, quest'anno 366 puntate l'anno, non è facile, ma sono contento che ci sei ed è per questo che lo faccio. Se ti è piaciuta questa puntata metti 5 stelle, attiva la campanellina, metti segui per non perdere nessuna puntata. Ci sentiamo domani, buona giornata.